Dottore, in che modo impatta il lutto sulle nostre vite? Il lutto, è banale dire, è una perdita. È una perdita fisica, è una perdita emotiva, è una perdita simbolica. Ci possono essere lutti legati alla scomparsa, quindi alla morte di una persona cara, come ci possono essere lutti legati alla perdita, non necessariamente legata alla morte, di una persona altrettanto cara, come ad esempio il termine di una relazione, anch'essa ovviamente è un lutto. Il lutto obbliga, a guardarsi dentro, obbliga a fare i conti con se stessi, obbliga a poter ricollocare la persona nel proprio futuro, riuscendo ad andare oltre al passato, in cui oltre non significa assolutamente dimenticare, ma significa dare una collocazione nuova alla persona all'interno del proprio futuro. Molte volte c'è un lavoro che chi sopravvive deve fare su se stesso per riuscire a dare un significato non tanto alla morte, ma o alla perdita, ma all'immagine, al ricordo e al pensiero che la persona perduta avrà all'interno del futuro di chi sopravvive. Questo è un lavoro fondamentale e cruciale per poter affrontare il lutto. Quindi il lutto, da un lato ci devasta, da un lato ci fa attraversare ovviamente dei grandi momenti di tristezza, anche di rabbia, talvolta di rassegnazione, ma ci obbliga anche a dover fare i conti con noi stessi. Fare i conti con noi stessi significa proprio riuscire a trovare un nuovo equilibrio, che non deve essere il tentativo di riequilibrare ciò che è stato, quanto appunto di cercare in nuovo equilibrio, cioè una organizzazione nuova della propria persona, delle proprie quotidianità, delle proprie esperienze in funzione della perdita che si è vissuto. Quindi il lutto è questo, cioè il lutto ci costringe a fare questo tipo di ragionamento e ad affrontare questo tipo di sfida. È chiaro che esistono diversi tipi di lutto e diversi significati che poi il lutto può assumere. Esistono ad esempio dei lutti anticipati dove si sa che si andrà a perdere qualcuno, ad esempio a fronte di una lunga malattia, in un qualche modo ci si prepara appunto alla perdita della persona cara, piuttosto che ad esempio ci sono dei lutti assenti, dove la persona blocca completamente le emozioni e fa finta che nulla sia effettivamente accaduto. Oppure ci possono essere, ad esempio, dei lutti di tipo cronico, per cui la persona, non riesce ad elaborare la fase di lutto, la fase di perdita, e rimane ancorata a questo dolore, quindi rimane bloccata lì, con l'impossibilità di proseguire, di procedere, di andare avanti con la propria vita. Così come esistono dei lutti ritardati, ossia lutti per cui una persona apparentemente sembra aver elaborato la situazione, ma poi come un'ondata, come uno tsunami, queste emozioni tornano tutte all'improvviso, buttando la persona e gettando la persona nella depressione più profonda. Oppure esistono dei lutti inibiti che, a differenza di quelli assenti, permettono un certo contatto dell'emozione, ma comunque in una maniera mitigata, diciamo più leggera, ma al tempo stesso coartata, bloccata, che sostanzialmente costituisce un peso, uno zainetto di sassi, di tristezze, di fatiche che la persona poi si trascina nel corso della vita, come esistono lutti screditati, ossia lutti che vengono in un qualche modo banalizzati, ridicolizzati in alcuni casi. Questo è il caso di, soprattutto da persone esterne, no? Che non capiscono quale può essere il significato che questo lutto ha a che fare con la persona. Quindi si parla di parenti alla lontana, quando si perdono parenti alla lontana, e quindi ci si dice vabbè, ma non eri così legato, oppure quando si sente dire è morto di tumori ai polmoni, fumava, beh, allora, come se questo giustificasse la morte, insomma. O ad esempio il lutto legato ad animali, quante volte si ironizza, no? Sulla perdita di un animale domestico. E ovviamente per chi ne ha sappiamo che assumono un ruolo assolutamente fondamentale all'interno della famiglia. E quindi,
Ognuno di noi vive il lutto alla propria maniera, ognuno di noi vive il lutto con le proprie caratteristiche e in funzione anche delle proprie capacità e delle modalità emotive. È chiaro che poi all'interno del lutto si devono attraversare delle fasi per poter dire di averlo effettivamente elaborato. Queste possono essere legate ad una prima fase di negazione, ossia no, non è vero, non può essere successo a me, ad una fase di rabbia. Perché diavolo è successo a me, e ad una successiva fase di contrattazione, cioè al pensare a come e cosa dovrebbe cambiare o potrebbe cambiare o cambierà in funzione della perdita, seguita spesso da una fase di depressione, o quindi di elaborazione vera e propria del lutto, che poi sfocia nell'accettazione, quindi nella, diciamo, forma più evoluta di elaborazione del lutto. Queste ovviamente sono delle fasi prettamente teoriche che possono subire dei cambiamenti, che possono subire delle dilatazioni temporali, che possono subire delle alternanze l'una tra l'altra, si può andare avanti, dopodiché si può tornare indietro, si può passare per la seconda volta da una delle fasi che ho appena detto. È chiaro che l'elaborazione del lutto è un qualcosa di estremamente intimo, ma è altrettanto qualcosa di estremamente necessario ed importante per permettere alla persona di andare a risignificare il proprio futuro in funzione anche del presente di lutto, del presente nefasto e del passato che con la persona persa, perduta, appunto, ha vissuto. Quindi non esiste ovviamente una regola per raccontare che cosa significa perdere qualcuno o qualcosa, ad esempio la relazione, ma esistono delle fasi ed esistono dei modi che comunque accomunano tutti noi. E questi sono alcuni di questi che mi auguro possano esserti ed esservi serviti a riflettere. A presto.